Artless I owe Let your life flow like a river. Take away from material ego. You never know what's about the corner. We all got deep sad struggles. We keep on trying to have it. Music licensing reimagined. so hard to keep it together. Maybe it's time that we let go. 不知道。<laughs> Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. E qualche minuto. <susurra> qualche minuto mentre aspettiamo che arrivino tutti. oh wow. uh. Oh. Buongiorno, buongiorno. Alcuni minuti prima di iniziare. Ascoltiamo un po' di musica. Intanto che no, state entrando. Inizi. Ciao Francesco, ciao Andrea. Artless.io. Mi oh. metti come amministratore? Certo. Buongiorno a tutti, si può dire? Certo, buongiorno, buongiorno, ben arrivati! Ad esserci. Buongiorno, buongiorno. Buon venerdì 23 febbraio. Benvenuti e ben ritrovati. Sulla, sulla room di Clubhouse di Be Safe, il luogo in cui ci ritroviamo per parlare di salute, sicurezza, sostenibilità ambiente e benessere organizzativo e lavorativo, con me c'è il solito Francesco Marella. Ciao Francesco, buongiorno. Eccovi qua, buongiorno, benvenuti al nostro Safety Costas del venerdì. Vedo che abbiamo già sul palco Daniele, molto bene, abbiamo ovviamente i colleghi della redazione, Andrea Trespidi, Stefano Massera e Stefano Parcheri. Benvenuti a tutti. Buongiorno a tutti. Benvenuti. Ovviamente, benvenuti, è anche aperta la pagina LinkedIn, da cui vedo già quattro colleghi che stanno ascoltando, quindi direi che anche da quel lato lì al momento va tutto quanto bene, più o meno. Spero ottimo, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Salutiamo anche Marco, Maria, Raffaella, gli amici di LinkedIn, insomma, e vi diamo il benvenuto. Sapete che queste puntate sono tutte registrate, quindi le potete riascoltare, le potete riascoltare sui nostri canali social, sulla pagina LinkedIn di Be Safe sulla room di Clubhouse di Be Safe e in formato podcast sulle maggiori piattaforme podcast quali Spotify Amazon Google e, e tante altre di Company e potete anche ritrovarle nel web magazine Rock and Safe di Stefano Pancari che è qua con noi sul palco ciao Stefano, buongiorno Ringraziamo prima di iniziare sempre gli amici di Ayas, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza che ci dà il patrocinio, che ci accompagna negli eventi e nelle, e nelle puntate e ringraziamo anche Kiwitron che è una società che col suo sostegno e con la sua presenza ci porta alla scoperta di tutti i sistemi di intelligenza artificiale, di nuove tecnologie che possono accompagnarci all'interno delle nostre fabbriche, delle nostre aziende, con, grazie alla, alla presenza di soluzioni di alta tecnologia per l'industria. Detto questo, Francesco, non dovrei aver dimenticato nessuno. Noi oggi abbiamo una grande puntata e un grandissimo amico con noi, o sbaglio? Assolutamente sì, abbiamo con noi... Daniele Barbone, benvenuto Daniele, raccontaci un po' chi sei perché io sono rimasto un po' sorpreso da quante cose sei contemporaneamente. Vabbè mamma mia in presentazione facciamogli alla Francesco, poi ah, eh sì, certo. lo facciamo parlare, ma chi è Daniele per chi non lo conosce? Vai Daniele raccontaci chi sei. Niente, Beh, innanzitutto grazie dell'invito e pur non conoscendo questa applicazione sto iniziando a padroneggiarla quindi se faccio qualche disastro mi, mi avviserete. E io mi occupo ormai da parecchio tempo di tematiche connesse al, a tutto il mondo dell'ambiente quindi il mio perimetro di lavoro è senza dubbio quello della sostenibilità, della sostenibilità ambientale sia dal lato consulenziale, perché sono titolare di una società che si occupa di questo per diversi clienti, e poi anche per ruoli manageriali, per incarichi diretti presso consigli di amministrazione, organismi di vigilanza, incarichi internazionali in contesti intergovernativi. E poi, siccome non mi faccio mancare niente, ma come tutti voi d'altronde abbiamo diversi lati della, della nostra esperienza, mi piace anche la, la vita outdoor, che è molto coerente poi con i temi ambientali di cui sono portatore e questo l'ho portato anche in esperienze che in qualche modo hanno fatto parlare 10 deserti a piedi, la foresta amazzonica e diverse altre cose. Noi ci abbiamo conosciuti, Daniele, credo nel 2016, 2017, in qualche, in qualche incontro, in qualche evento, e avevi appena scritto proprio dall'ufficio al deserto, o sbaglio? Esattamente, è stato il primo libro che avevo scritto proprio per raccontare come... L'esperienza anche di persone normali, perché poi siamo tutti dei lavoratori, abbiamo i nostri impegni, la famiglia, l'ufficio, in qualche misura possa essere la base dalla quale uno può mettersi in gioco e fare anche altri. Quindi, quel dall'ufficio al deserto aveva un po' questo, questa logica qua sottostante, che è una metafora di tante altre cose, perché poi torno a dire, ognuno di noi credo stamattina ha avuto una partenza della mattina nella quale doveva incastrare la famiglia, chi ha i figli, chi ha altre esigenze, guardare la mail, incastrarlo con l'esigenza di trovare uno spazio per sé per partecipare a questo momento, e quindi ognuno di noi ha una vita articolata, e questo essere articolata magari nel mio caso è un po' più visibile, ma è quella di ognuno di noi poi. Francesco, eh, do, do, cosa stavi in Perché quest'uomo va nei deserti, attraversati almeno dieci. E noi, noi facciamo fatica ogni tanto ad attraversare la fabbrica, o sbaglio? No, io faccio fatica ad attraversare il soggiorno della, dal soggiorno della cucina perché <ride> oggi sono in smart working, quindi è tutto un altro mondo. No, io avrei mille e una domande per, per Daniele. Eh, io comincerei dalla più semplice perché questo amore è per l'ambiente la, per perché uno dei temi, diciamo, è vero che oggi a mainstream prima parlare di sostenibilità, però il tuo amore per l'ambiente e per questi temi è nato, direi, in tempi non sospetti. Esattamente così, io da sempre mi occupo di questo tema. E, banalmente dal 1996, se vogliamo, quando è iniziata la mia carriera, mi sono sempre occupato di questi argomenti. E, e in qualche misura però questo vuole anche dire che ho studiato negli anni 80 e negli anni 90, Momento nel quale presumibilmente non si sarebbe potuto pensare che un lavoro poteva essere quello di occuparsi di tematiche ambientali. Era visto forse come l'aspirazione la, la, un po' ideale di qualche ambientalista, non come un mestiere. In realtà poi questo è un mestiere, è un mestiere che negli anni sta sempre più diventando un'esigenza per le nostre realtà, per le aziende, per le istituzioni. E dall'altro lato, però, colgo anche come in qualche misura, seppur è vero, che come dicevi anche te, sta diventando mainstream, dall'altro lato noto una specie di rebound: cioè. Sì, tutti vogliono e si dichiarano sostenibili, ma poi in qualche misura c'è veramente da capire che cosa lo è veramente e che cosa non lo è dal punto di vista ambientale. E dove la tematica ambientale è qualcosa di veramente condiviso e praticato e dove invece è qualcosa che serve soltanto per sentirsi insieme agli altri e non, e non essere visti come antitetici al sistema. Ecco, questo è un ragionamento che forse andrebbe un po' approfondito. Visto che hai una grande esperienza, Daniele, come, come anche imprenditore, no? tu appunto eh, hai società che si occupano di questo, fai consulenza, hai laboratori, insomma eh, hai a che fare col mondo del business degli altri, cosa credi che oggi nelle aziende serva affinché ci siano? siano ehm... fino a... Fino a... Aspetta, che qualcuno a... ha aperto un microfono, sì. Francesco. Io tu sono un carino, Veronica? Sì, sì, eravamo su LinkedIn. Eh, stavo dicendo, cosa credi che il mondo del, del business, delle, delle aziende abbia bisogno per cominciare a parlare di ambiente e di sostenibilità in maniera più concreta e meno di facciata? Il, il punto secondo me è che vale per i temi ambientali e vale per la sicurezza, vale per tutte le attività di cui noi siamo portatori, che sono un insieme che... In, che quando è unito attiene al, al macro mondo della sostenibilità in modo più esteso. Il punto vero è duplice. Da un lato abbiamo bisogno di indicatori e KPI, cioè non si può parlare di ambiente di sicurezza senza avere degli indicatori, dei numeri, delle verifiche, delle metriche, qualche cosa che attenga effettivamente e che possa essere dimostrato in modo concreto e non dichiarazione di principio. Dall'altro lato, e portandolo a contorno, c'è bisogno di una vera cultura ed è lo sforzo che state facendo anche voi tramite questo tipo di comunicazione, cioè... Bisogna trasferire una visione rispetto a quello che sono i temi di cui noi siamo portatori che non sia il pacchetto o il fiocchetto rispetto alla nostra realtà aziendale, ma che sia l'intima essenza, sia il prodotto vero. Questo a prescindere che un'azienda faccia valvole, che faccia. Pelletteria che faccia servizi o che sia un'altra realtà di qualsiasi altra forma e natura. Quindi indicatori concreti, dimostrabili e verificabili, e una cultura che dimostri come quella è la vera strategia, e non soltanto un pezzo di un marketing. È, è forte questo. Aspetto, no, Dani, che dici? Perché io vedo tante aziende che, che è più marketing quasi che concretezza, che azione vera. O sbaglio, ho un'impressione. No, non sbagli, ma dall'altro lato anche il regolatore, quindi le direttive comunitarie sulle quali andiamo a collocarci, si stanno muovendo e anche il recepimento poi nazionale diventa conseguente nella gestione di quelli che sono i cosiddetti green claim, cioè le dichiarazioni ambientali, o dall'altro lato a contrastare quello che è una pratica diffusa e da evitare che è il greenwashing. Cioè bisogna iniziare a muoversi in una direzione che è diversa, perché se la priorità condivisa è quella di garantire nella sostenibilità che le generazioni future abbiano uguali disponibilità e possibilità rispetto a quelle attuali su tutte le, le tematiche ambientali in particolari dall'altro lato... Bisogna far sì che questa dichiarazione poi abbia una concreta applicazione e che le persone non vengano prese in giro, perché molto spesso nelle comunicazioni ambientali c'è sostanzialmente un raggiro del mercato e quindi bisogna anche tutelare chi si affida ai prodotti e ai servizi delle nostre aziende dimostrandogli concretamente che quello che facciamo ha una pratica reale e non è, come abbiamo detto, il fiocco sul pacchetto. C'è da dire però che a onore del vero mi piace pensare che negli anni la comunicazione della sostenibilità e dell'ambiente ha avuto una svolta decisamente rapida, cosa che invece la comunicazione lato sicurezza fa ancora fatica a fare: nel senso che la comunicazione ambientale degli anni '80 era un po' il, il gabbiano con le ali unte di petrolio, quindi una comunicazione negativa, le fabbriche con le ciminiere che buttano fumo nel, nel paesaggio. E quindi di fatto era quasi una comunicazione del tipo: dobbiamo fare qualcosa, se no capitano delle disgrazie, no? che è un po' la comunicazione oggi in ambito safety. Vedo che invece negli anni questa comunicazione è cambiata radicalmente, cioè diventando quasi uno strumento di marketing a tutti gli effetti, come tu raccontavi. Quindi da questo potremmo anche un po' mutuare noi che facciamo anche safety, cercare di capire come coinvolgere le persone in buone prassi. Poi è chiaro che la comunicazione di ambiente e sostenibilità ha preso una deriva che è proprio quella che ha obbligato la comunità europea ad emettere una direttiva a contenere questi green claim. E eh, come dici tu, eh, l'evento o la modalità paradossale che diventa una conseguenza è che siccome nessuno si può più dichiarare antisostenibile, perché verrebbe socialmente non accettato, perché ormai è... Prassi ed è condiviso che questo tema debba essere portato avanti. Conseguentemente, tutti cercano di stare in quel perimetro. La distinzione è proprio quella che stavamo cercando di fare: cioè, tra i soggetti che effettivamente hanno concreta applicazione alla sostenibilità ambientale, in particolare, quindi hanno, e torniamo al ragionamento di prima, indicatori che la dimostrano dai soggetti che invece cercano di stare nel perimetro per, come detto, accettabilità sociale e non perché eh, ne siano effettivamente dei portatori. Questo, dall'altro lato, è anche un auspicio che possa diventare un approccio condiviso anche sulle altre tematiche di sostenibilità, quindi quella della sicurezza che attiene alla salute, eh, che è uno dei presupposti fondamentali che riguardano... I temi della sostenibilità, e conseguentemente, div dovrebbe diventare analogamente qualcosa di praticato in modo analogo. È un auspicio, e in qualche misura se le tematiche ambientali possono fare da d'avanguardia, bene che sia così. Senti ho una curiosità, Dani, perché so che tu sei anche delegato presso le Nazioni Unite, no? presso la conferenza dell'ONU sui, cambi sui cambiamenti climatici. Uh, sono curiosa di, di capire come sta l'Italia rispetto ad altri paesi cioè com'è il nostro atteggiamento perché sai che noi già, già con la sicurezza no, facciamo sempre molta fatica abbiamo, andiamo cercando un confronto e a volte ne usciamo molto sconfortati abbiamo un mondo del lavoro eh, proprio intendo proprio di contrattualisticamente parlando molto arretrato insomma eh, abbiamo delle grandi a volte abbiamo delle grandi intuizioni che ci portano Sull'Olimpo del mondo, come italiani, a volte siamo indietro. Com'è la posizione nostra ambientale rispetto a, al resto del mondo? Quando Il riferimento a cui facevate cenno è quello della conferenza ONU sul clima, alla quale ormai dal 2015 partecipo in modo costante ai lavori con diversi ruoli. E in quel contesto c'è da dire che la posizione che viene portata è duplice, cioè da un lato noi siamo parte integrante della delegazione trattante dell'Unione Europea e l'Unione Europea è avanguardia innegabilmente su questo tema, al punto che noi vediamo anche alcune reazioni nella comunicazione nazionale con la quale in modo a volte un po' isterico tendiamo a dire ah l'Unione Europea ci impone, no, l'Unione Europea si muove in una direzione che è quella di essere leader a livello globale sulle tematiche che fanno riferimento alla transizione ecologica e alla necessità di arrivare a politiche relative ai cambiamenti climatici che siano molto evolute e conseguentemente spinge molto in questa direzione. Quindi il nostro Paese, dentro questa posizione, lavora in quella unità di intenti che c'è a livello di comunità europea. Dall'altro lato poi c'è quello che singolarmente il nostro Paese cerca di rappresentare a quel livello. E eh, dipende molto dai governi del momento, questo è innegabile, perché a seconda e negli ultimi anni, come detto io dal 2015 che partecipo, credo di aver visto almeno 3-4 presidenti del Consiglio partecipare alle trattative sul, della COP, è oggettivo che in qualche misura... Il, il mood del governo del momento tende in qualche misura a determinare diversamente la nostra posizione. Senza dubbio poi, ormai negli ultimi anni, la, la partecipazione dei vari portatori di interesse, quindi delle imprese, del terzo settore e della comunità scientifica alla conferenza ONU sul clima sta diventando sempre più importante. E in questo senso l'Italia ha tantissime carte da giocare perché le nostre imprese hanno delle eccellenze molto significative, le nostre accademie, le nostre università hanno competenze molto spinte su queste tematiche, il terzo settore è molto attivo in questo senso e quindi devo dire che nei, nei chiari e negli scuri che pure si vedono nelle cose, le nostre carte, come detto, ce le possiamo sempre giocare. Io so che allora, noi sai, siamo abituati ad avere ospiti ai quali ogni tanto chiediamo appunto di raccontarci aspetti della vita lavorativa, della vita quotidiana delle organizzazioni, delle aziende in cui ci muoviamo, ma con noi ci sono un sacco di, di amici che ascoltano e che, come al solito, invito a fare domande anche se hanno curiosità loro e se vogliono chiederti cose. Insomma, sapete, ragazzi, come funziona, aprite i microfoni e intervenite e fateci sentire la voce. Cioè, no, vedo Stefano. Stefano, vedo il microfono acceso. Sì, tutto? sì, 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 ah, una testimonianza interessantissima. Eh, certo, servirebbe tanto tanto tempo. Butto là due o tre temi. Allora, intanto secondo io leggo. Le agevolazioni che in qualche modo vengono proposte da vari governi per le aziende che adottano politiche di sostenibilità, le leggo un po' come quegli incentivi che si davano una volta quando si, si facevano i primi sistemi di gestione e si diceva che tale reparto avrebbe avuto il premio di produzione se, eh, uh, se avesse prodotto un certo numero di non conformità. Era un meccanismo per forzare questo, questo comportamento virtuoso, facendo la scommessa che poi tutti sarebbero diventati consapevoli di, di quanto questo comportamento virtuoso poi era importante e quindi inizialmente veniva incentivato. E quindi la leggo un po' in questo modo, e però io leggo una serie di. Di incongruenze, di contraddizioni rispetto al tema generale della sostenibilità, che è vero che è diventato molto mood, molto di moda, molto, molto battuto, ma eh, spessissimo senza una consapevolezza poi de, de, delle implicazioni e del significato. No? E quindi la domanda che farei a, a un amico che partecipa a tavoli così importanti, ma il tema del fatto che se vogliamo andare nella direzione della sostenibilità inevitabilmente dobbiamo andare a ridurre i consumi, ma questo tema è chiaro, esiste, è ignorato perché si scontra inevitabilmente con un'impostazione economica nella quale noi siamo portati a crescere, noi senza crescita ci fermiamo, senza crescita ci crolla l'economia. E, almeno che non decidiamo tutti di ridurre i nostri tenori di vita, è un tema vecchio come il mondo, ma più andiamo avanti nella direzione della sostenibilità, più mi sembra che questo tema strida in qualche modo. Poi è sempre collegato a questa considerazione. Nel momento in cui l'Unione Europea decide di adottare, e io sono contentissimo che lo faccia, eh, così a livello mio, individuale e personale, ma decida di adottare politiche estremamente avanzate rispetto agli altri paesi sul tema dell'ambiente e quindi di esporre le proprie aziende a costi importantissimi. Ma è chiaro a tutti noi che dobbiamo tornare a una protezione dei mercati oppure pensiamo di farlo a costo zero? Perché a quel punto le nostre aziende non saranno mai più competitive rispetto all'azienda che sta in India o in altri posti in cui queste, queste tutele si decide di non portarle avanti e poi si scatta quel sentimento di anti-europeismo. Eh, L'Europa ce l'impone eh, e poi via con i giudizi si sì, talebani dell'ambiente e così via. Ma. Come eh, uscirne Daniele? Eh. Allora, hai toccato veramente tanti argomenti che meriterebbero trasmissioni e trasmissioni. Andando con ordine, partendo dalle nostre imprese. Cito un dato di maggio 2023. È stato fatto un sondaggio a maggio 2023 su 450 piccole e medie imprese appartenenti al comparto manifatturiero nelle varie sue declinazioni e a questa verifica realizzata in modo sistematico il 75% di queste piccole e medie imprese ha dichiarato di aver avuto almeno una richiesta riferibile a tematiche di sostenibilità durante l'anno precedente e queste richieste attenevano a assicurazioni, banche, fornitori, clienti e anche dipendenti nelle varie declinazioni quindi vuol dire che non è più soltanto un'esigenza legata a opportunità connesse a eh, eventuali incentivi è anche qualcosa che inizia anche in soggetti che non sono obbligati perché poi ci sono anche i soggetti obbligati ad esempio le quotate, le grandi aziende eccetera ma inizia a essere qualcosa sul quale anche le piccole e medie imprese individuano della, una necessità di quantomeno mettersi in discussione e conseguentemente diventa qualcosa che può essere una necessità e non soltanto una, un eventuale rischio. Dall'altro lato c'era l'altra riflessione che facevi, cioè... Attenzione a che eh, rispetto a queste tematiche l'essere avanguardia, essere leader come Unione Europea su questo tema, corre il rischio, dall'altro lato, di determinare degli effetti anche in termini di onerosità sulle nostre aziende che conseguentemente non riescono a far fronte a questa tematica. Io la metto in altri termini. Questo non può diventare l'alibi per il quale, in conseguenza degli eventuali eccessivi costi che devo affrontare oggi per questa transizione, non mi metto nella condizione di affrontare un domani sul quale questo argomento diventerà l'unico argomento sul quale competeremo. Perché, dall'altro lato, il rischio è che. Non facciamo il nostro mestiere di imprenditori. Gli imprenditori sono soggetti co con loro i loro manager che guardano al futuro, che devono valutare la durabilità della loro azienda. La traduzione francese di sviluppo sostenibile è développement durable. È uno sviluppo dell'azienda che va davanti nel tempo e non può che essere questa la visione che deve avere l'imprenditore. Allora non si può continuare a dire, ad esempio, nel settore automotive, eh, non, non facciamo, non migriamo rispetto ai sistemi di combustione perché eh, non siamo nella condizione oggi di produrre quella tipologia di motori perché soltanto altri hanno quella tecnologia. Dobbiamo metterci nella condizione di avere le competenze, le tecnologie, le capacità. E l'azione la, che conseguentemente determina la possibilità per le nostre aziende di guardare un futuro in modo da garantire l'attività la, la, della propria azienda. Il terzo ragionamento che facevi è quello relativo alla eh, la diminuzione dei consumi. In una logica lineare, è esattamente come dici, te, cioè in una logica per la quale il modello di produzione è attingere risorse, trasformarle, introdurle in commercio e mandarle a esaurimento, questa è assolutamente l'unica strada. In una logica invece circolare, di circolarità, di economia circolare, che va nella direzione di garantire che ciò che esce dal mio ciclo produttivo in termini di sottoprodotto diventa materia prima per qualcun altro, e che i prodotti hanno una loro vita che non è fine vita, ma è una possibilità di essere reintrodotti sotto forma di recupero, riuso e riciclo, in altri termini per altri cicli produttivi, in una logica di questo tipo il ragionamento legato alla riduzione dei consumi probabilmente viene meno. Senza dubbio è una sfida che prima di tutto è culturale. E che ci mette nella condizione di doverci mettere pesantemente in gioco anche come modelli produttivi, come sistema di distribuzione, come logica di consumo e anche nella nostra vita quotidiana. Teniamo conto che le nuove generazioni sono già molto propense in questa direzione e noi, che siamo in qualche misura classi dirigenti, ognuno per il suo ruolo, nelle proprie imprese, nelle nostre attività o anche solo nelle nostre famiglie, dobbiamo guardare a loro sapendo che a loro dobbiamo ridare qualche cosa in termini di opportunità che sia esattamente in questa direzione, perché se no cor corriamo il rischio che usiamo le risorse oggi e rimandiamo a domani le scelte e loro non si troveranno in un contesto favorevole né dal punto di vista economico né dal punto di vista ambientale. Benissimo, no, cioè, nel senso 90 minuti di applausi, guarda, veramente sono, sono contento di sentire che in quei tavoli... Noi, in qualche modo, siamo rappresentati da chi è capace di, di analisi del genere. Veramente puntata, interessantissima e grazie del tuo contributo. Daniele, come al solito, sai sorprenderci. Ringrazio anche Andrea Trespidi che insomma, ha insistito che, facciamo, che, che, che portiamo voci oltre alla sicurezza, oltre a, ad altro. So che Francesco voleva farti una domanda, ma non ti sentiamo Francesco. Mi senti? il microfono? Adesso sì, vai. Aspetta. No, il ragionamento che, che facevamo, che facevo io nella mia testa, è, è, è uno che faccio spesso e che in qualche modo anche Stefano mi ha tirato fuori. No? Eh, tu prima inizialmente parlavi di, di comunicazione, di, di metriche, e mi è venuto in mente un tema che ribatto sempre i colleghi della qualità, cioè la qualità è diventata uno strumento diffuso. Non solo tra le grandi aziende, ma tra le piccole aziende, perché è diventato quasi uno strumento di vendita. Negli anni Ottanta, chi voleva accaparrarsi il cliente nord-europeo doveva avere dimostrazione di un sistema di certificazione, a dimostrare che quello che eh, faceva fosse misurabile e misurato no? anche ad un ente terzo. Oggi io vedo che, al di là della rendicontazione non finanziaria, della, della certificazione SBT, ad esempio, che è una certificazione comunque che si basa su metriche in qualche modo condivise, però siamo molto lontani a, ad avere una certificazione di sostenibilità, quella cosa che permette alle aziende di dire siamo tutti misurati più o meno con lo stesso metodo e ci presentiamo al mercato in un modo misurabile, insomma oggettivo e non appunto soggettivo in termini di greenwashing o altre cose. Secondo te quanto mancherà prima che la comunità europea sviluppi un sistema di metriche di certificazione di queste metriche condivise? Allora è un altro argomento assolutamente centrale, è incredibilmente attuale questo perché eh, le, la metrica di riferimento eh, in questo momento è del tutto volontaria, nel senso che ci sono gli standard GRI, ce ne sono altri e, conseguentemente, ognuno si colloca rispetto a diverse possibilità di misurare la sua azienda in termini di sostenibilità. L'Unione Europea sta molto lavorando su questo perché con l'entrata in vigore del, degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità che progressivamente da qui al 2026 toccheranno sempre di più le nostre aziende, conseguentemente si sta lavorando a standard univoci a livello europeo per la definizione dei bilanci di sostenibilità. E questo è un passaggio che sta avvenendo proprio in queste settimane, proprio in questi mesi e mano a mano si stanno definendo anche a livello comunitario come dovremo applicare nelle nostre aziende questo tipo di rendicontazione. Il suggerimento da dare è quello di iniziare questo cammino perché nel, nel muoversi progressivamente in questa fase nella quale... Ci sono diverse possibilità e conseguentemente non ci sono vincoli così stringenti in termini di rendicontazione. Ogni azienda inizia a fare il suo percorso e progressivamente acquisisce anche le competenze che gli servono per arrivare al momento in cui dal 2026 a seguire tutto questo diventerà un vincolo in modo preparato. Dall'altro lato, siccome esistono già aziende che hanno vincoli di... Eh, rendicontazione in termini di sostenibilità: queste stesse aziende hanno filiere a monte e a valle che in qualche misura ne vengono trainate. Quindi i fornitori che vogliono lavorare con aziende quotate, i fornitori che lavorano con aziende che hanno vincoli legati alla rendicontazione in termini di sostenibilità. Man a mano, citavo il dato di quel 75% delle PMI, ad esempio, che ormai sono state toccate in qualche misura. Ecco, anche queste aziende possono iniziare a muoversi in quella direzione per mantenersi quote di mercato o per entrare in quote di mercato nelle quali precedentemente non c'erano. Quindi io ne colgo tutta l'opportunità, tutta la necessità in qualche misura e anche tutti quei fattori che dicevo prima in termini di dobbiamo farlo perché è anche necessario in senso etico, non soltanto in senso di un vantaggio economico o oggi o domani. Io so che forse c'era Stefano Pancari che voleva farti una, una domanda, Stefano se ci sei apri il microfono e vai. Ciao Daniele, è detto di ritrovarti. Prima hai sfiorato un tema che penso sia attualissimo a partire dalle, dalle aziende che sempre di più guardano verso la mobilità elettrica, dai parchi aziendali fino all'utente finale. C'è anche tanto campanilismo sul tema. Per quello che sai te che è tanto più di noi, il ciclo di vita delle termiche è oggettivamente più impattante del ciclo di vita delle, delle auto elettriche? Anche questo è un argomento assolutamente importante e centrale che a volte sentiamo uh, nel dibattito o mediatico o politico entrare. Eh... Il ragionamento è giusto, bisogna collocare la scelta in una logica di ciclo di vita, cioè non ci si può limitare a dire ma il tubo di scappamento della mia macchina emette mentre invece la spina che collego per ricaricare quella elettrica non emette, bisogna valutarlo in tutto il suo ciclo di vita. E rispetto al ciclo di vita e rispetto alla situazione data ad oggi, secondo studi che hanno... Mh, che arrivano a conclusioni opposte. In alcuni casi si dimostra come il ciclo di vita delle termiche in questo momento è ancora vantaggioso. Secondo altri studi, invece, si indica che eh, già oggi le, le macchine elettriche, gli automezzi alimentati in modo elettrico, hanno un ciclo di vita anche per la componente delle batterie, che complessivamente parlando è più vantaggioso in termini emissivi, in particolare emissivi, rispetto a quello delle termiche. Non bisogna però limitarsi alla situazione da data oggi, perché come in tutte le cose bisogna guardarle in una prospettiva. La prospettiva nella quale ci muoviamo è innanzitutto di un'evoluzione delle batterie che sarà straordinaria nei prossimi anni. È un'evoluzione che andrà sempre più nell'ottica di ridurre l'utilizzo dei materiali critici ed è un'evoluzione che andrà sempre più nell'ottica dell'economia circolare. Conseguentemente l'analisi del ciclo di vita che oggi può ancora avere degli elementi di titubanza in una prospettiva nella quale il mercato evolverà anche in termini di scala, anche in termini di filiera, senza dubbio porterà dei grandissimi vantaggi tra le due. Modalità di, mo di mobilità nei confronti di quella elettrica, senza discussione. Dall'altro lato, anche in termini competitivi per quanto riguarda i sistemi paese, non possiamo continuare a lamentarci dicendo eh, ma i cinesi ci invaderanno, e dall'altro lato continuare a dire Ah ma dobbiamo resistere per un periodo più lungo. Il tema è resistere o essere protagonisti. Perché resistere vorrà dire che prima o dopo perdi comunque. Essere protagonisti invece vuol dire dimostrare che le nostre imprese sanno fare anche quel mestiere lì, e le nostre imprese lo sanno fare. Grazie Steve. Eh, grazie Daniele. Te hai una termica o un'elettrica? Io ho una ibrida, oh. grande. <ride> Senti Dani, so che Francesco, siccome è molto appassionato anche di giovani di futuro, insomma, a... noi sappiamo che tu sei docente di sostenibilità ambientale eh, presso l'Istituto di Meccatronica e Aerospaziale del Piemonte. Quindi so che Francesco ha qualche curiosità in merito a questi ragazzi. Diciamo qui, che le, le, è chiaro che eh, la sostenibilità è un po' un'onda che avanza e, ed è visibile gli effetti già da oggi, no? cioè ci siamo concentrati moltissimo sul mondo del Covid. Abbiamo visto l'onda della recessione che stava per arrivare, vediamo tutti l'onda della sostenibilità. Ci rimane solamente a noi capire se vogliamo cavalcarla questo onda oppure no. Però è chiaro che quest'onda la gestiranno soprattutto le nostre nuove generazioni. Quindi abbiamo visto tutti i movimenti politici gli apolitici di, di giovani che si muovono verso questa direzione. Ma qual è? Secondo te la strategia migliore per coinvolgere, per, per rendere veramente partecipi i, i giovani, i futuri manager di questa attività? Noi facciamo tanti incontri con le scuole, li avviciniamo, li spieghiamo, ma qual è secondo te la strategia migliore per coinvolgere le future generazioni in, in questo problema che di fatto pare che non riusciamo a gestire adeguatamente? Allora faccio due riferimenti flash su questo, proprio dall'esperienza diretta che, che ho vissuto in questi anni. Eh, ad esempio, sono anche l'amministratore delegato di una importante utility in Piemonte e io ho scelto in quel contesto di eh, ingaggiare le giovani generazioni con una logica paritaria rispetto a tutti gli altri stakeholder. Che cosa vuol dire? Che non vado là a raccontargli esclusivamente. La, la storiella di che cosa stiamo facendo e conseguentemente di quanto è bello il mondo se tutti lavorassero come lavoriamo noi, ma gli do la stessa dignità che hanno gli stakeholder istituzionali, i proprietari dell'azienda e quindi quando ci sono gli incontri strategici, le delegazioni delle scuole superiori e dell'università hanno uguale spazio in termini quantitativi di qualsiasi altro stakeholder di riferimento e possono intervenire avendo i materiali in precedenza in modo adeguatamente preparato e con uno spazio che esattamente riguarda l'assessore regionale e il delegato del, delle scuole superiori del territorio. Quindi ingaggiarli in termini di responsabilizzazione e dignità rispetto alle cose che si fanno. Altro contesto, abbiamo fatto una lezione l'altro giorno in Sant'Anna alla facoltà di etica e filosofia. E ragionavamo con le generazioni attuali rispetto al fatto che loro stesse avocavano il fatto che le nostre generazioni, quindi non, non del tutto i loro genitori, ma anche i loro genitori che è venuto prima ha eh, preso scelte che loro in qualche misura devono pagare, la, eh, il ragionamento è stato rigirato in altri termini. I, I giovani di oggi non sono le future generazioni, le future generazioni di cui parliamo sono quelle che non ci sono, le attuali generazioni sono con noi corresponsabili non tanto di quello che è stato fatto prima, ma di quello che dobbiamo fare da qui in avanti. E quindi il giovane di 16 anni, 17 anni, 18 anni, l'universitario di 22, 23, 24, 25, è con noi corresponsabile di prendere delle decisioni che riguardano quello che succederà per i loro figli e i figli dei loro figli. Quindi, non è più soltanto il tema di recriminare rispetto al fatto che i nostri genitori o noi non abbiamo adottato delle scelte sufficientemente sagge in termini di sostenibilità, ma iniziare a prendere insieme delle decisioni che siano capaci di determinare un futuro diverso rispetto a quello che corriamo il rischio di far vivere loro. Quindi, questa è la vera sfida: ingaggiarli, portarli a bordo e prendere insieme delle decisioni. Molto molto bello molto interessante grazie per questo sguardo sulle nuove generazioni e, e su questa riflessione che le nuove generazioni in realtà sono quelle che ancora non ci sono no? e quindi insomma sono quelle che oggi non, non possono essere protagoniste quindi nostra responsabilità è ingaggiare chi invece oggi c'è e può fare la differenza. Senti, ultima domanda perché noi di solito, eh, come ti anticipavo, chiudiamo verso le nove per permettere a tutti di entrare in ufficio appunto e quindi di cominciare le attività. Eh, libri, tu sei uno scrittore, sei un divulgatore, hai scritto non solo Dall'ufficio al deserto, ma anche il giro del mondo in dieci tappe, insomma, hai, fatto, hai, hai scritto un sacco di cose: l'etica, dell'economia e dell'ecologia. Eh, ai, ai progetti, che, che, che cosa succederà, cosa potremmo leggere a breve? Stai scrivendo? Eh, ultimamente sto molto lavorando sul tema dell'etica e l'ambiente perché credo che sia il punto di riflessione necessario. Dal punto di vista tecnico e economico, ci sono tutti gli strumenti per la transizione. Secondo me, c'è una riflessione da fare sulle regole fondamentali, sulle domande fondamentali che dobbiamo farci per riuscire ad evolvere nella direzione di cui stiamo parlando. Quindi, ho iniziato a scrivere su questo, ho pubblicato alcune cose su questo, ma credo che sempre più andrò in questa direzione. Magari sarà meno avvincente che raccontare di deserti ma forse un pochettino, più necessario, un pochettino più necessario e che credo in qualche modo possa motivare comunità come la nostra. E questa qui è la nostra comunità di riferimento, quella che voi state animando, a prendere decisioni che vanno nella direzione della sostenibilità, che, è, che comprende i temi ambientali, quella della sicurezza sul lavoro, quelli del sociale, quelli delle eguaglianze di opportunità, comprende tutte le 17 metriche della sostenibilità, e quindi siamo, siamo parte dello stesso gruppo di lavoro. Ci fa solo onore e piacere fare parte di una comunità in cui abbiamo persone come te che si spendono e portano in giro, non solo per l'Italia ma anche per il mondo un po', eh, i valori di questa cultura che, su cui stiamo lavorando insieme. Quindi assolutamente Francesco, io ringrazio Daniele per questo preziosissimo contributo, ti porto i complimenti anche di tutta la chat, di tutti quelli che stanno scrivendo. E stanno ringraziando per questa puntata Francesco prima di salutare volevo passarti la parola e quindi, e quindi <ride> cosa facciamo e <ride> eh sì sai cioè, Daniele questo è un po' il nostro rito no perché alla fine ci piace lasciare chi ci ascolta al di là di quello che è il dibattito sempre profondo con spunti di discussione ma poi alla fine cosa ci portiamo a casa cioè domani Qual è la cosa che ciascuno di noi può fare, deve fare? Chiaro che ciascuno di noi ha un ruolo attivo all'interno di aziende, di società, di società di consulenza, quindi si fa sicuramente portavoce di, di, di queste cose. Ma Daniele, domani, io, Veronica, cosa dobbiamo fare per portare in pratica queste cose che tu ci racconti? Ogni realtà è diversa dalle altre, ogni realtà ha un vissuto che è diverso dalle altre. Quindi, in prima battuta, è ognuna e ognuno di noi dentro la sua realtà deve iniziare a domandarsi: qual è, è quell'insieme di azioni, quelle poche azioni, quelle azioni misurabili che io posso realizzare in questo senso per garantire la transizione della mia realtà. Devono essere azioni concrete, misurabili e specifiche realtà per realtà. Una volta che si inizia a fare questo, poi bisogna comunicarlo, bisogna comunicarlo all'interno e all'esterno, prendendosi degli impegni che riguardano il tempo. Non è nient'altro che poi realizzare, in altre parole, bilanci di sostenibilità, piani di sostenibilità ed essere trasparenti e, come si usa a dire, avere un'accountability. Grazie mille, condivido assolutamente. Io continuo a sostenere che in realtà, al di là delle mosse politiche o delle buone intenzioni serva un piano concreto dove si può far vedere a, a quelli che sono gli stakeholder, stakeholders, all'interno dell'azienda e ai consigli di amministrazione, che quello che facciamo oggi è oggettivamente vantaggioso. Cioè parlare di economia circolare, parlare di decarbonizzazione, oggi è assolutamente un vantaggio per le aziende, quindi non un costo o uno spreco o una perdita di tempo. Quindi condivido assolutamente quello che tu hai appena raccontato. Grazie. Grazie a voi. Grazie Daniele. Andrea, 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 vedo il microfono. Grazie a tutti. No? Volevo solo dire che la puntata è stata talmente densa che credo che andrò sul podcast più di una volta a riascoltarmela perché alcuni passaggi sono andati via lisci ma erano, avevano un peso specifico veramente importante. Quindi grazie anche da parte mia, Daniele, che non sentivo da tanto ma è stato veramente un piacere riascoltarlo. Grazie a te, grazie a Veronica e a tutti voi e ci incontriamo sui nostri cammini. Assolutamente sì, possiamo riascoltare Daniele nella puntata e probabilmente rivederlo anche in una delle pillole di Be Safe, quindi colgo l'occasione ancora per ringraziare e ancora per riportarti che continuano ad arrivare messaggi sul fatto che è stata una puntata assolutamente interessante e ti rinvito Daniele assolutamente a, a passare sulla room e magari che ne so in primavera anche a risentirci così ci aggiorni un po' su come vanno i lavori e Volentieri. grazie e ci fa assolutamente piacere averti con noi Ri ricordo a tutti che noi ci risentiamo nelle, nelle prossime puntate come ogni venerdì 8 e un su questi canali vi auguro un buonissimo weekend una bellissima settimana e Francesco, non so se volevi, stavi, ho visto che ti muovevi, non so se volevi dire qualcosa anche tu. Volevo salutare tutti quanti gli amici Daniele per questi preziosi suggerimenti, sicuramente avremo altre occasioni per, per sentirci in diretta per altre attività, questo è poco, ma sicuro. E allora a tutti un buonissimo venerdì, un buonissimo weekend, una buonissima settimana, restate con noi, ci ritroviamo settimana prossima. Act safe, think safe, be safe. Be safe. Ciao, ciao ragazzi, a tutti. a tutti, arrivederci. Ciao ragazzi, ciao interessantissimo come sempre. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao. E la puntata si chiude in 3, 2, 1.